Il mio primo video è stato questo qui, ovvero come sapere se la t-shirt che indossi, che compri, è la t-shirt perfetta per te, che valorizza al meglio il tuo corpo. E ho pensato, perché non fare un video simile sul capo più elegante che potrebbe e più stiloso che potrebbe indossare un uomo? La camicia. Ho detto, sì, bravo Kiko, facciamolo Kiko. Bravo Kiko! E ciao Kiko, io sono Jonah e nel video di oggi parliamo di quali sono le zone importanti della camicia, sull'indossare una camicia. Che c***o ho detto? Non lo so cosa ho detto. Tu lo sai cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Via, forse iniziamo col video, Kiko! La zona numero 1 è la zona del collo. Il colletto infatti deve avvolgere comodamente il collo, devi riuscire a far passare un dito tra il collo e il colletto senza che si blocchi, senza che sia troppo stretto, neanche troppo largo. Se già metti due dita per così, non due dita per così, perché due dita per così è lo stesso che un dito. Se ne metti per così, ragazzo, non facciamo, non bariamo, due dita per così. Come quando ti dicono, vuoi un bicchiere di vino? Sì, un dito, grazie. Sì, ma un dito, così o così? Perché se no te ne metto mezzo litro, a furbacchio. A questo punto aggiungerei anche che il colletto di una camicia deve essere sempre bello rigido, deve essere tosto, ok? Perché se è tutto floppy floppy, farfalloso, perdi, guarda, buttala subito. La zona numero 2 è la zona delle spalle. Se tu vuoi avere un paio di spalle belle larghe e squadrate, ecco, devi puntare proprio su questo in una camicia. Devi fare attenzione alla cucitura della spalla. La cucitura della spalla deve accadere dove cade naturalmente la spalla. Ho detto spalla un paio di volte, te ne sarai accorto, ma non c'è problema. Se è troppo prima la camicia è stretta, la vedi proprio che fa difetto, è stretta. Se è sul deltoide, invece, le tue spalle risultano essere molto morbide. Non hai quell'ampiezza di spalle belle squadrate, non ce l'hai. La zona numero 3 è la zona del busto. Quando una camicia è della giusta dimensione attorno al busto, quando ti permette di fare tutti i movimenti. Oh Madonna, mi sono spogliata! Madonna! Quando ti permette di fare tutti i movimenti di braccia, di torsione, eccetera, eccetera, senza sentire la stoffa tirare. Ovviamente non ci deve essere stoffa in eccesso perché sennò la camicia è troppo larga. La zona numero 4 è la zona della manica. La lunghezza della manica, infatti, è molto, molto, molto tre importante. Per sapere se la lunghezza della manica è giusta, sbottoni tutti i bottoni della manica e allungando il braccio lungo il fianco dovrebbe arrivare qui la manica, dovrebbe arrivare all'incirca dopo quest'osso del pollice. Perché la lunghezza della manica è molto 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 importante? Perché se la indossi con una giacca di un completo, lo stile vuole che esca quel centimetro e mezzo, 2 centimetri di manica della camicia dalla giacca. Fai molta più fecora, fecora. Facorato se non fa facora. Nel punto numero 5 parliamo della lunghezza della camicia. Infatti, a prescindere dalle taglie, non tutte le camicie hanno la stessa lunghezza. Ok? Ci sono camicie più lunghe che sono fatte apposta per essere infilate nel pantalone. Perché sono più lunghe? Sono più lunghe per prevenire la fuoriuscita della camicia stessa. Infatti, qui c'è un video che puoi andare a vedere dove elenco forse 5 modi per tenere la camicia ferma, ben ben ferma nei pantaloni. E non è sempre un infilarti la camicia nei pantaloni durante tutto il giorno. Vai a vedere quel video e ti fai un'idea più chiara su questo. D'altra parte, invece, ci sono le camicie che sono più corte, le cosiddette camicie casual, che vengono indossate senza essere infilate nei pantalone, sono molto più tranquille, molto più easy, molto più friendly. E molto bene, Kiko, anche oggi, con indosso questa camicia sobria sobria con tutte le farfalline, abbiamo fatto i nostri compitini. Queste erano le 5 zone sulle quali concentrarsi per riuscire ad ottenere la camicia perfetta. Quindi, Kiko, se il video ti è piaciuto e l'hai trovato utile e me lo vuoi far sapere in qualche modo, fallo, like, commenta, condividi, attiva la campanella perché non so se riesco ad essere più troppo costante per via di impegni che sono rientrati così nella mia vita. Così. E attivi la campanella se ti sei interessato a queste robe. Ci vediamo la prossima volta. Va bene, Kiko?